l'obiettivo, perché Craxi era l'uomo forte che difendeva la sovranità nazionale, gli interessi della nazione, e quindi Craxi era l'uomo da battere, indubbiamente. Craxi, che era stato padre, che era stato l'innovazione, la modernità del Partito Socialista, il suo rinnovamento nella sinistra che faceva del PSI un partito della sinistra moderna, come c'era in Germania, l'SPD, come c'era in Francia, come c'era in Spagna, diventa a quel punto però anche l'architrave, come dire, il punto di riferimento forte di quel sistema. E si trovò in una situazione per la quale pagò il prezzo per tutto quanto, diciamo, il sistema politico. Bettino Craxi è deciso a vendere cara la pelle. Intende usare ogni mezzo per cercare di bloccare la macchina giudiziaria. Nella cultura italiana si è diffusa una espressione che è tipica della cultura mafiosa: calata iunco che passa la china, cioè piegati giunco che passa la piena. Tutti hanno fatto così, tranne Craxi, che si è messo ad affrontare l'onda in pieno petto e ne è stato travolto.